Sono tornato a mettere il numero, sono la Policrit di Milano, per me questo è un posto di grandi ricordi. 7 anni fa ho fatto la mia ultima Redoux Criterium, per oggi non correrò con una bicicletta a scatto fisso senza freni, ma con una bicicletta da strada. Per la precisione una bicicletta del 2018 equipaggiata in modo specifico proprio per questa corsa. Vediamo come andrà a finire. Il circuito della Policrit è lo stesso della Redoux Criterium di Milano, una corsa leggendaria per le biciclette a scatto fisso. 1 km 300 metri con una prima curva in cui bisogna effettivamente frenare dopo un lungo rettilineo e poi tutte le altre curve veloci a circa 90 gradi in cui bisogna far correre velocemente la bici. Una chicane al finale e l'ultima curva a sinistra che mette sul rettilineo finale. Regolamento semplice e fatto bene, 5 batterie. Si qualificano i primi 12, ogni batteria dura 20 minuti più un giro, verrà calcolato il numero di giri in base al ritmo dei primi giri ovviamente, giro di lancio assestamento dove si può limare, prendere le migliori posizioni e poi a tutta. Allora, numero posizionato, trasponder posizionato, GoPro, supporti GoPro posizionati, siamo pronti a partire, è il momento di presentarvi però la bicicletta che utilizzerò e soprattutto le modifiche che ho apportato. Ne abbiamo parlato poco tempo fa in un video, una bicicletta che ha un passato importante, una bicicletta rim però con cavi integrati, quindi aerodinamica. Vogliamo vedere quanto si può far andare forte una bicicletta che ha un po' di anni. Allora, per prima cosa ho sostituito la trasmissione, aveva delle pedivele da 175, ho messo delle pedivele da 172,5. Già che c'ero, visto che il percorso era completamente pianeggiante, ho montato una corona anteriore da 55. Volevo provare a montare un monocorona, ma era un po' un problema, allora ho optato per un doppia corona, quindi ho anche il 39, anche se oggi non servirà mai. Dietro, pacco pignoni 11-27 con scala molto lineare, praticamente va dall'11 al 15, poi fa 15-17, poi 19-21-23, 25-27, quindi senza grossi salti. Catena nuova e cerata con un sistema di silca che permette di aumentare al massimo la scorrevolezza diminuendo la frizione. È un sistema molto particolare che dura soltanto 100 km, quindi ha senso solo in eventi come questo, poi va ricerata nuovamente, però a me non interessa che essenzialmente la userò oggi, poi vedremo. Come pedale ho montato i Garmin Rally come isolatore di potenza, quindi ho deciso di montare anche una sella da cronometro, anche perché starò tutto il tempo in presa bassa, quindi una sella Italia Watt per cercare di supportarmi meglio quando starò appunto bello spianato. Ho tolto il centimetro di spessore che c'era qui davanti, quindi ho segato la forcella per abbassarmi il più possibile e ho montato il Garmin 1040. Direi che ho fatto tutto, è una bicicletta secondo me ancora leggerissima e velocissima, pronta per questa Policrit. Le mie gambe un po' meno, credo che punterò tutto sul ripescaggio. È appena finita la seconda qualifica, ha vinto il Gaffo arrivando da solo, sorpresona, bravo Gaffo. Adesso tocca a me, mi sono accorto che però sono le 12.51, ho fatto colazione da un sacco di tempo, c'è un po' un vuoto allo stomaco, e mi hanno proposto la pasta con le salsicce, ma penso che la mangerò dopo la qualifica, adesso un gelino funziona meglio. Adesso provo a proporre una cosa, vediamo se la recepiscono. Ragazzi, sono in qualifica con voi, sono qui per fare un video. Se mi staccate subito come una merda, non entro in finale e non filmo nessuno di quelli forti. Quindi, quelli forti che sono in questa qualifica, che tranquillamente si qualificano, se non fanno come il Gaffo che mi doppiano subito, meglio. Se no, fate come volete. Cazzi tuoi, bravo! Cazzi miei! Cazzi tuoi! Posto, grazie! Non sono stato ascoltato, hanno tirato veramente forte fin dall'inizio e dopo 3 giri a quella maniera lì sono alzato sul pedale, non riuscivo più a rilanciare, insomma, gara finita, abbiamo fatto il gruppettino dietro. La cosa imbarazzante è che ho fatto praticamente 15 minuti quasi tutti fuori soglia, cioè se si toglie praticamente il momento in cui non pedalavo, ogni volta che stavo pedalando ero oltre l'FTP, quindi non è che si poteva ridurare tanto. Qualche dato, potenza media ponderata 261 watt, di picco 1392. Questa è la qualifica 4, alla curva 1-2, e per me niente, l'avevo detto, puntavo tutto sul ripescaggio e il ripescaggio sia.
tempi migliori fatti su questo percorso risalgono al Reduc, quando si correva con biciclette senza freni e senza rapporti. La maggior parte delle bici aveva montato dei tubolari a sezione abbastanza stretta, attorno a 25 mm. Quindi mi aspettavo che qui alla Polycrit, visto anche il buon livello di amatori presenti, questi tempi sarebbero stati tutti battuti grazie all'innovazione tecnologica e soprattutto all'utilizzo di freni e rapporti. Così però non è stato e i tempi delle Reduc rimangono ancora i migliori, sia sul giro secco sia sui 5 giri. All'epoca le biciclette le guidavano veramente veramente forte. Sono state esposte le griglie per i ripescaggi, sono nella griglia 1 della terza batteria, praticamente sono l'ultima partita prima delle finali femminile e maschile. È il momento di andare a scaldarsi un pochino, la vedo veramente dura considerando la mia sensazione e insomma vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque bicicletta per ora promossa, l'unica cosa che non la fa promuovere a pieni voti è il reach di questo manubrio. Le Trek hanno sempre avuto i reach molto lunghi in quel periodo e quando sto in presa bassa e mi alzo sui pedali ho proprio l'avambraccio che mi picchia contro e dà veramente fastidio. Per tutto il resto mi sono trovato veramente bene. Mi davo già per spacciato dopo la qualifica, in realtà è partita la gara di ripescaggio, sentivo decisamente meglio, come se mi fosse riuscito a sbloccare la qualifica, visto che effettivamente non toccavo la bici da un bel po'. E mi sono qualificato, anche perché sono gruti dietro, diciamola tutta, spero non sia fatto male a nessuno. E niente, adesso gara donne e poi mi tocca fare la finale. Ultimo giro donne, siamo quasi pronti a partire. Io non pensavo di arrivare in finale sinceramente, ho portato solo gli occhiali scuri, fortunatamente questi diventano chiari, quindi riuscirò a correre con gli occhiali. Chi invece sembra non mettere gli occhiali è il buon Amerigone, che lo vediamo qua, in formissima, ha vinto la sua batteria. Inquadrami Amerigone, l'uomo della 400 km che ci ha portato 400. Tutto il giorno. 400. Oggi 40, oggi 40, oggi 30. È una passeggiata di salute. Sì. Sai che non lo so cosa scegliere delle due. Oggi te la giochi, dai. Ci vediamo verso il quinto, sesto giro. Okay. Quarto, quinto giro, che mi prendi e ti dico vai Amerighi! E poi no, ma te adesso sei caldo. Non puoi mollare. Poi c'è il gruppone. Vedremo chi c'ha ragione. Poi c'è il gruppone. Punto. Sai che frustate fuori dalle curve. È dura, molto dura. Ci hanno dato le indicazioni soffermandosi in modo molto prolungato su cosa succede se ci doppiano, quindi mi ha capito tutto. È stata dura, però non mi ho resistito più di quanto pensassi. Ci hanno doppiato dopo 24 minuti, quindi più del tempo della qualifica e del ripescaggio. Tra l'altro
Sì, che era un po' che non pedalavo, praticamente la prima prova a 2,60 normalizzati, la seconda che ho rotto un po' il fiato a 2,80 normalizzati, questa mi ha fatto 3,20 normalizzati, praticamente mi ha dato un aumento di 40 watt di FTP stimato dalla prima prova di stamattina a quella di stasera. Non so come interpretare questo dato, so che ho finalmente finito e adesso parti. Ho fatto in tempo a darmi una sciacquata, così ho visto il finale, ha vinto Galimberti, una gara velocissima, più di 45 di media, sono arrivati veramente spezzettati. Terzo o quarto il nostro Amerighi, che in questo tipo di corse va sicuramente forte. Adesso però c'è già la gente che balla, quindi è il momento di fare festa, che è così che si concludono queste giornate. Se il video vi è piaciuto, un bel like, commentate qui sotto, scrivete se avete mai fatto eventi di questo tipo e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!